Mister, come Messina a ruoli invertiti però questa volta? Sì, in effetti è stata così, a Messina facemmo molto bene, oggi la partita è stata diversa, in effetti il Messina ha dimostrato di, in questo momento di avere qualcosa in più e gli facciamo i complimenti perché da come le avevamo trovati insomma, le cose sono cambiate, noi in questo momento le cose ci vanno in questa maniera, vogliamo sempre cercare di fare qualcosa di più durante la settimana, però poi all'appuntamento insomma, siamo così, abbastanza sufficienti, ma di sicuro non allo sbando perché insomma, la nostra onesta partita la facciamo e che magari per vincere le partite ci vuole ben altro. Abbiamo difficoltà a trovare tiri in porta sia nel primo che nel secondo tempo. Sì, se fai fatica a giocare fai fatica a trovare soluzioni e quindi questo è quanto, non è stata da parte nostra una gran partita, non l'è stata neanche a Foggia, insomma è un po' di tempo che alterniamo per buone prestazioni a prestazioni insomma, abbastanza sufficienti, oggi è stata una di quelle, però oggi bisogna anche considerare che avevamo di fronte alla squadra più in forma del campionato e quindi dovevamo fare anche di necessità virtù, quindi quando tu non puoi, non hai la forza per poter mettere sotto gli altri e vincere le partite, devi cercare di almeno di non perderle e grazie a Dio non l'abbiamo persa. Almeno la difesa ha funzionato. Ma più o meno ha funzionato tutto, è che quando dobbiamo spingere non ci abbiamo la gamba per andare, forse anche l'aspetto psicologico a volte ti spinge, in questo momento siamo un pochino assopiti, ci può stare perché questi ragazzi hanno speso tante energie, eppur se è una cosa brutta da dire, ma il fatto che sei a un passo dall'arrivo con tante partite da fare è un pochino, anche se ripeto, da fastidio dirle, però un pochino questa squadra la paga questa situazione. Quanto ha pesato, se ha pesato l'assenza di Calderini? Ma niente, né quella di Calderini né altro, questa è una squadra che come ho sempre detto è una squadra molto forte, che ha grandi valori e che comunque, visto la posizione di classifica, comunque non possiamo dire il contrario, è chiaro che è un periodo, dopo il girone d'andata fatto in una certa maniera, purtroppo un pochino siamo calati, questo non deve essere un'accusa a nessuno, però in effetti siamo calati perché ce ne accorgiamo noi stessi. E purtroppo adesso dobbiamo fare di necessità virtù cercando di fare del nostro meglio e soprattutto prendere per buoni questi due giorni di riposo che gli darò fino a martedì per poi ripresentarci magari un pochino più svegli perché è comunque nostra intenzione fare del nostro meglio per arrivare davanti alla classifica. Domenica Poggi Bonzi di nuovo col sangue agli occhi perché pure loro vogliono punti per rientrare nel gioco. Ma sì, ma infatti l'avevamo detto alla fine del girone d'andata. Le partite, soprattutto nel girone di ritorno, quando i punti saranno determinanti, si giocheranno sempre all'arma bianca e se tu non sei al 100% presente, pur se hai dei valori importanti, fai fatica. E quindi è normale che anche col Poggi Bonzi, che magari non è il Messina per classifico o magari per organico, anche col Poggi Bonzi sarà una partita difficile se noi non reagiamo un pochino a questa routine che abbiamo preso di essere un pochino sufficienti, però ripeto ci sta anche l'attenuante del fatto che questo campionato è talmente strano che insomma, dopo aver fatto tutti quei punti è normale che vedi l'obiettivo vicino e un pochino molli e purtroppo questo non lo dobbiamo fare ma è un dato di fatto che sta accadendo. Che effetto fa uscire tra i fischi soprattutto dopo l'innovazione di appena 2 settimane fa? Ma i fischi non sono determinati per la classifica e né per il fatto che, insomma, che questa squadra fino ad oggi ha fatto bene, è stata determinata probabilmente dal fatto che è venuta fuori una brutta partita, era una partita a cui i tifosi ci tenevano e si aspettavano una gran partita del Cosenza, quindi così non è stato, ha deluso tutti, anche i giocatori stessi, insomma alla fine sapevano che non avevano fatto una gran partita, però sapevano che il momento è questo e che quindi bisognava portare in fondo la partita cercando almeno di non perderla quando purtroppo non la puoi vincere.